Davide Platano ha rivelato di soffrire di una patologia dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, mettendo in allarme i fan. La Platano è uno dei volti più famosi di Uomini e Donne, per questo è seguitissima su social e ha una grande schiera di fan. Non mancano però anche gli haters, cosa normal vista la sua popolarità. Le ultime critiche sono state impietose e soprattutto molto cattive. Talvolta hanno attaccato anche la sua genitorialità, cosa che chiaramente non ha affatto gradito, rispondendo direttamente ai follower anche in maniera molto chiara. La situazione è sembrata veramente delicata, ma ha deciso di mettere tutto in chiaro, stufa della situazione. Proprio in questo periodo già complesso dopo quanto accaduto con Mario Cusiture. Ida Platano ha rivelato la sua patologia dopo Uomini e Donne. Ida è sempre molto onesta con il suo pubblico e anche in questa occasione ha deciso di essere profondamente sincera verso i suoi fan e ha raccontato tutto sulla patologia di cui soffre e che, ovviamente, genera una condizione di disagio comprensibile. Le caviglie a zamponi le copre sempre o ancora lei ha i caviglioni, le gambe sono tutto un pezzo sono state alcune delle critiche mosse sui social da parte dei follower. Ma ce ne sono veramente tantissime e anche ben più aggressive. Un momento delicato per l'ex Uomini e Donne soprattutto dopo la fine del trono che ovviamente non è andato come sperato. Quello dell'ex volto di Uomini e Donne è uno sfogo vero e proprio, si è lasciata andare a una dichiarazione importante, in particolare dopo le critiche da parte degli haters sul suo aspetto fisico. Spesso ha ricevuto messaggi molto difficili, talvolta cattivi, in particolare per le sue gambe, giudicate grosse e per le caviglie che sono state definite con appellativi veramente fuori luogo. Voglio dirvi che le mie gambe, sia che piacciano o meno, sono così, da sempre. Soffro di una patologia e tutti questi anni facendo il mio lavoro non mi hanno aiutata a migliorare la mia condizione aggiungendo anche se vi fa piacere e vi fa stare bene. Mettete il dito nella piaga, fate pure, ma tanto non cambieranno. Credetemi, le gambe saranno sempre così grosse ha dichiarato molto decisa. Una situazione di eventuale disagio che diventa però oggetto di inutili critiche da parte di alcuni utenti che non perdono occasione di dare il tormento all'ex tronista senza motivo.